Buongiorno a tutti. Ecco un'altra parte del video tutorial di Autodoc per installare pezzi di ricambio. In questo video le mostreremo come sostituire da solo e senza bisogno di aiuto il filtro olio motore su Volkswagen Golf 3. Legga la descrizione per accedere al link del nostro negozio online per poter comprare i pezzi di ricambio. Utilizzate una chiave combinata numero 30. Allentare il filtro dell'olio. Rimuovere il filtro dell'olio. Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro. Utilizzate una chiave a bussola numero 13. Allentare il tappo di scarico per mezzo giro. Collocare un recipiente sotto il tappo e svitarlo completamente. Far scorrere l'olio usato. Montare il tappo di scarico al suo posto e stringerlo. Pulire l'area intorno al foro di scarico. Riempire il motore con olio attraverso il bocchettone del serbatoio olio. Far funzionare il motore per qualche minuto. Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario. La ringraziamo di aver visto il nostro tutorial. Si iscriva al canale di Autodoc e non perda i nuovi video. Se le piace questo, prema il tasto mi piace e condivida con i suoi amici. Le auguriamo una buona giornata.
Grazie.